Oltre 25.000 gli spettatori in città per il grande spettacolo del Carnevale di Viareggio sulle mura. La sfilata, che ha coinvolto maschere rionali viareggine, carri in miniatura, mascherate di gruppo e coreografie, ma anche gli sbandieratori e musici della città di Lucca, il corpo musicale Puccini di Nozzano e la banda La Campagnola di Marlia, per un totale di circa 400 partecipanti, ha preso il via da Porta Sant'Anna, capitanata dalla Burla Car con Burlamacco e Ondina, assieme alla madrina Chiara Squaglia. Un'inviata proprio di Lucca, quindi inviata nella propria città. Sono felice di essere qui in questo luogo pieno di persone, di così tanta bella gente, così tante belle maschere. Viva Lucca e viva il carnevale! Il corteo, all'indomani del primo corso mascherato, ha proseguito poi il percorso sulla cortina della cinta fino al caffè delle mura. Bello, credo, spero, divertente per turisti e anche cittadini lucchesi. E colgo l'occasione per dirvi che noi non mandiamo in giro gli scarti del carnevale, ma delle grandi opere che è un onore ospitare, da Milano a New York fino a Chicago e oggi anche a Lucca. La festa, tra musiche, danze e coriandoli, ha infine invaso il centro storico per raggiungere Piazza San Michele con esibizioni, coreografie e balli a tema. Il connubio tra Lucca e Viareggio è veramente fantastico, magico, e le mura incorniciano questo accordo che forse, chissà, è destinato a proseguire ancora a lungo. Tutto sta andando benissimo e quindi alla fine la soddisfazione è grande, soprattutto perché risponde il pubblico, i lucchesi sono entusiasti, i turisti pure, quindi non potrebbe che andare meglio.